Nella 23esima giornata del campionato di Serie D, girone F, il Pineto perde in casa per 1-2 contro il Tolentino, in vantaggio gli ospiti con Minella nella prima frazione, Bugora al 40esimo pareggia per i suoi, nella seconda frazione Cicconetti porta l'intera posta in casa Cremisi. Calcio d'inizio per i padroni di casa, gli ospiti provano a fare la partita cercando nei minuti iniziali il varco giusto. Il Pineto si affaccia al 20esimo con Della Quercia, traversone velenoso, Minnozzi sfiora solamente e Tamboriello non riesce a concludere. Sul ribaltamento di fronte il Tolentino passa, sul rimpallo Minella tutto solo in area riesce con una bella girata a battere Megeri e portare i suoi in vantaggio. Sulle ali dell'entusiasmo i cremisi spingono, Ruggeri serve Cicconetti, bisturi che trova la punta delle dita del portiere di casa a deviare in corner. Da un altro calcio d'angolo arriva il pareggio, Bugaro con una traiettoria velenosa riesce a fare Governali con una leggera deviazione di Pagliari. Nella ripresa ingenuità di Megeri, Cicconetti ringrazia e confeziona così il vantaggio. Le due squadre si fronteggiano con nessuna che riesce a trovare il varco giusto. Mister Pomante prova a scuotere i suoi con una girandola di sostituzioni. Nel secondo dei 6 minuti di recupero Bertolo incorna, palla alta di poco, nuovamente l'attaccante belga si invola a rete. 60 secondi dopo i cremisi però si salvano per il rotto della cuffia. Non succede più nulla, il Tolentino Corsaro conquista l'intera posta allo stadio Mariani Pavone. Il Pineto purtroppo per lui deve rammaricarsi per qualche ingenuità di troppo. Sì, penso che terminare il primo tempo 1-1 è stata una grande ingiustizia, ci siamo fatti gol da soli. Dopo esiste una giustizia divina che ce l'hanno riconsegnato, però penso che è stata una partita dominata, una partita fatta bene dall'inizio fino al 95esimo, abbiamo rischiato un attimino sulla parte finale quando sono messi con 2 punti, però penso che nel compito dell'occasione, come squadra ha approcciato questa partita, anche perché noi andiamo alla ricerca di una partita importante, di una vittoria pesante e l'abbiamo ottenuta. Penso che sia una vittoria meritata. Soprattutto per quello, perché l'avevamo preparata, sapevamo l'atteggiamento del Tolentino, sapevamo che era una squadra molto aggressiva, che lavorava bene sulle seconde palle. E i primi 20 minuti del primo tempo ci ha messo in grosse difficoltà. Noi l'avevamo preparata tutta la settimana, ma forse non sono stato bravo io a caricare nel modo giusto la squadra, mi prendo la responsabilità perché è anche giusto così, perché l'ho caricata forse troppo e i ragazzi mentalmente sono arrivati un po' spenti, però poi sinceramente mi è piaciuta la reazione dopo l'1-0 loro, abbiamo creato, è normale una volta raggiunto il pareggio, sai, sul 2-1 loro quei 10 minuti un po' ci hanno tagliato le gambe, però poi negli ultimi 2 minuti c'è stata una buona reazione, abbiamo avuto l'occasione, come hai detto tu, di pareggiare la partita, però mi dispiace sinceramente per l'approccio sbagliato, perché sapevamo la forza del Tolentino, qual era l'atteggiamento del Tolentino, ripeto, la colpa è mia perché forse ho caricato troppo la squadra e in questo momento devo essere bravo a lasciarli più liberi mentalmente.